di questo progetto è che è un approccio per noi, per il nostro studio, abbastanza consueto, che mai per la verità avevamo avuto l'occasione di esprimere a un livello così grande, anche perché a Firenze non si facevano progetti grandi vicini al cuore della città da moltissimi anni, forse dal dopoguerra. E noi in un certo senso, se poi scendiamo nel dettaglio delle architetture, abbiamo cercato di fare un lavoro di riconnessione alla stagione in cui questa cosa qui è finita, per tanti motivi, socio-politici, economici, eccetera. L'architettura si era allontanata dal centro della città, l'architettura moderna. Firenze è essenzialmente, all'interno del centro storico, una città di recuperi, di restauri, di cose. Gli interventi sono puntuali e veramente un numero scarso di interventi. Questo ci ha dato l'occasione e devo dire che per fortuna siamo stati gli unici, perché gli altri grandi interventi sono stati tutti dati ad architetti stranieri, come il piano di Novoli, Leo Krier, credo che conoscerai senz'altro, e altre cose qui nei dintorni di Firenze che sono state date in epoche successive o a Rogers o a cose, a personaggi di questo tipo. Noi la città la affrontiamo con un senso di, come dire, con un senso di rispetto, vorrei dire. Cioè, quando operiamo all'interno di una struttura urbana, cerchiamo sempre di tenere bassa la voce, se posso usare questo termine. Cerchiamo di fare interventi non urlati. Cerchiamo di capire che cosa la città ci dice in quel punto, in quel momento e in quel momento della storia, che cosa ci vuole trasmettere la città. Cerchiamo di rilevare queste cose e poi cerchiamo di fare ovviamente la nostra architettura. Non facciamo architetture di tipo imitativo, non è che c'è un approccio che è stato definito storicista, che io veramente trovo un errore di termine, negli anni passati, che si avvicinava alla città per forme imitative, per forme diciamo camaleontiche, si metteva un oggetto che si cercava di far assomigliare a un contesto storico che spesso non era il reale contesto storico, ma era solamente una storia immaginata e per certi versi caricaturale. Noi no, facciamo il nostro discorso moderno, abbiamo un nostro linguaggio, però cerchiamo di stare nel coro quando siamo nella città. Il lavoro prevalente dello studio, del nostro studio, tende a un innalzamento qualitativo dell'architettura media, non delle grandissime occasioni. Cioè, se ti capita di fare un museo, hai senz'altro un'occasione di creare qualcosa che deve emergere dal corpo della città. Se tu fai residenze o anche un albergo o molto vicino al centro storico, anche come in questo caso, io credo che tu debba comunque suscitare un senso di moderata meraviglia in colui che passa. Però, e questa è una cosa a cui tengo anche molto, vorrei che i nostri edifici non fossero mai perfettamente datati e databili. We'll be right back.
redatto il piano, non avevo alcuna certezza di fare neanche uno degli edifici. Poteva finire lì la mia esperienza su questa cosa, e quindi ho redatto un piano molto, anche nelle regole, nelle norme di attuazione, era piuttosto vincolante. Avevamo dei punti fissi che erano basati su un fatto molto semplice: questa architettura sarebbe stata l'ultima architettura in quel punto. Dopo questa architettura noi abbiamo sarebbe interessante vedere la pianta, perché i piani regolatori dal dopoguerra in qua, dal piano Detti, hanno sempre previsto una strada in questo punto. Ed era una strada che costeggiava i retri degli edifici esistenti. Noi abbiamo invece spostato questa strada lungo l'asse della ferrovia, in pratica parallela al sedime della stazione Leopolda, che lì è che dà il nome anche all'intervento, e in questo modo staccando una sorta di lacerto di città conclusivo. Questa strada è il punto limite. Su questa strada si affacciano tutti gli edifici che non hanno un retro, perché il retro sarebbe questo, avendo una strada sul fronte con gli ingressi, eccetera, ma non hanno un retro. Invece per questa parte che si affaccia sul verde abbiamo tentato di dargli una scansione volumetrica, inventando questa tipologia AC di mezzo isolato, come di 60 metri di lato, che diventano poi 30 nel lato corto e si affacciano sul parco. Questo si vedrà quando tutto sarà realizzato, perché anche gli edifici che non abbiamo fatto noi dovranno soggiacere a questa regola di portare un corpo di fabbrica di 12 metri e poi un vuoto di 40 e poi di nuovo.